Benvenuti al ristorante St. George a Castelletto d'Orba. Io sono lo chef Lorenzo Zannini e oggi parleremo di pasta fresca all'uovo. Siamo in Piemonte e la nostra tradizione vuole la pasta fresca sulle nostre tavole. Spesso vi sarete trovati di fronte a dei ravioli, dei tagliolini, delle tagliatelle particolarmente croccanti, particolarmente lucenti. E io volevo svelarvi il segreto di questa cosa, che è l'aceto di vino bianco. Se noi aggiungiamo aceto di vino bianco al nostro impasto, ne aumenteremo appunto la lucentezza e la croccantezza e soprattutto anche la conservabilità del prodotto. Per questa puntata è tutto, vi saluto e ci vediamo al prossimo consiglio. La Novese femminile si sta preparando ad affrontare la Serie C nazionale, nuova categoria creata dalla Federcalcio. Riconfermato la guida delle biancocelesti Giuseppe Fossati, il tecnico, pur lusingato dalle molte offerte presentate da formazioni blasonate come Inter e Torino, ha scelto di rimanere a Novi, dove ha potuto lavorare bene insieme al presidente Saccone. Per quanto riguarda la formazione, Gradito ritorna a casa per Lucrezia Lupi, centrocampista, che aveva lasciato il club alessandrino per motivi di lavoro. In arrivo anche le sorelle lombarde Sharon ed Arianna Barrale, l'attaccante la prima, centrocampista la seconda. Attacco rinforzato anche dalla rumena Bianca Marin, proveniente dalla Dinamo Bucarest, e dalle astigiane Francesca Marcella e Francesca Barbero. Sul fronte difesa la società è ancora sul mercato. Nell'ultima ora la notizia del passaggio in biancoceleste del portiere juventino Elisabetta Milone, dopo una lunga trattativa tra il presidente Davide Saccone e il direttore generale della Juventus, Tobia Giordano. Rientra dal prestito Celeste Rossi, la giocatrice che lo scorso anno era in forza al Lagaccio di Genova. Illustre parentela invece per il nuovo acquisto della Novese, la centrocampista Rebecca Renzi, cugina dell'ex presidente del Consiglio Matteo Renzi. L'atleta ha scelto la Novese per motivi di lavoro, nonostante avesse richieste in Toscana da squadre di categoria superiore. Ci saranno molte delle squadre incontrate lo scorso anno, escluse le sarde. In attesa del rinnovo dell'accordo con l'Alessandria, le biancocelesti si apprestano ad affrontare la nuova stagione con la preparazione atletica a Cosola. Con il ritorno a Novi di Lucrezia Lupi e Arianna Barrale, provenienti dal Borghetto, la compagine della Val Borbera deve ora rimediare all'assenza di due pedine davvero fondamentali. Ma il tecnico Bosio è fiducioso di poter allestire una formazione in grado di disputare un campionato tranquillo, all'insegna della continuità. Le Pantere potranno inoltre contare sul capitano Lidia Fossati, unica donna della provincia che nei giorni scorsi si è diplomata col patentino da allenatore. Nel 2018 la detrazione fiscale per la sostituzione degli infissi è stata ridotta al 50%. Golla Serramenti, sino a fine anno, ti garantisce comunque un risparmio del 65%. Vuoi sapere come? 0143 88 29 13. Gollo Serramenti, gli specialisti negli infissi. A Silvano d'Orba, località Caraffa, e ad Acqui Terme, in corso divisione Acqui 27, serramentigollo.com. Aperti anche sabato mattina. Parco acquatico Lavagello di Castelletto d'Orba vi aspetta da lunedì al sabato dalle ore 9.30 alle 19 e la domenica dalle ore 9 alle 19. Per info 0143 83 06 91 www.lavagello.it info @lavagello.it